L'ultima conferenza prima delle vacanze estive. Anche noi andiamo in vacanza e ci ritroveremo poi col nuovo anno scolastico. Per la chiusura abbiamo pensato di chiedere il contributo ad Alberto Benini, che io considero il massimo esperto di storia dell'alpinismo nelle Lecchese. Il contributo che abbiamo chiesto è quello di raccontarci un po' la storia e le vicende dell'alpinismo lecchese nel periodo fascista. Cosa succedeva? Chi erano? Cosa facevano? È vero che siamo un po' fuori dal nostro percorso che riguarda sempre gli anni 40, però cominciare a dare degli sguardi anche a cosa c'era prima della guerra o magari qualcosa durante la guerra è senz'altro utile e necessario. Sia per evitare che racconti, memorie continuino ad accavallarsi e a costruire racconti poco spesso veritevoli, ma sia soprattutto per aumentare una nostra conoscenza nei confronti di un ambiente che è quello dell'alpinismo lecchese, che è importante. Se non importantissimo nella zona in cui noi stiamo vivendo, insomma, no? Per cui io ringrazio moltissimo Alberto per essersi dimostrato ad aver accettato questo invito. Ricordo a tutti che poi la registrazione di questa serata finirà nel canale YouTube della 55esima Rosselli e potrà essere vista fino a che non ce la toglieranno di lì. Ecco. No. Per cui io adesso do subito la parola ad Alberto, augurando a tutti voi una piacevole serata. Grazie, spero, magari non sarà piacevole, spero almeno sia interessante in qualche modo. Sì, la definizione che Gabriele ha dato è corretta, va ampliata in questo senso. Non stiamo parlando di alpinismo lecchese, stiamo parlando di alpinismo nel Lecchese, perché i protagonisti della storia che cercherò di delinearvi non sono lecchesi, non sono essenzialmente lecchesi, sono anche lecchesi, ma sono prevalentemente milanesi e come vedrete nel corso, se riuscirò a spiegarvelo correttamente, questa piccola storia incrocerà, in un punto cruciale della storia d'Italia la grande storia. Io di mestiere faccio il bibliotecario, sono venuto su in una famiglia dove i libri, costituivano parte integrante dell'educazione o di quel tentativo di educazione che, la nostra famiglia ha cercato di darci. E parto quindi dalla citazione di tre volumi apparsi vicinissimi fra di loro, che insieme a una fortunata coincidenza mi hanno messo sulle piste della storia che cercherò di raccontarvi questa sera. Due padre e figlio legati al Club Alpino Italiano diedero fuori nel 2002 un libro, Scarpone e Moschetto, Alpinismo in camicia nera, che raccontava le vicende del fascismo, della nascita del fascismo e poi di come il fascismo si era impadronito in qualche modo del Club Alpino Italiano, eccetera. Libro piuttosto leggerotto, diciamo, afflitto un po' da quella cosa per cui, come dire, c'era già stato tutto, no? Ormai neanche più i fascisti avevano il coraggio di chiamarsi fascisti. Allora vi dicevo, va bene, no? Quando fra 50 o 100 anni leggeranno le cose che scriviamo noi, si accorgeranno di come sono piene di retorica, no?
Il secondo libro aveva uno spessore ben diverso ed è di Alessandro Pastore, uno che si è occupato tanto di storia della montagna e dell'alpinismo, professore a Verona di storia moderna e contemporanea, ma devo dire che anche lui si è fermato un po' all'uscio della casa, insomma. Mentre invece un libro che non riguarda direttamente la montagna, ma che è essenziale in questa cosa, in questa ricerca, è quello di Mimmo Franzinelli, dedicato agli squadristi, protagonisti e tecniche della violenza fascista fra il 19 e il 22. Vedete che sono tutti vicini. Questi, i primi due, parlano, ovviamente non quello di Franzinelli, parlano di un libro, uscito nel 1933, di un certo Sandro Prada, che in due versioni, vedete c'è una versione più battagliera a sinistra con sette congiurati col pugnale e una versione invece un po' più soft a destra con un ghiacciaio che deve essere quello della Presanella più o meno, dove si svolge una scena importante del libro. È un libro che esce nel 1933, quindi quando il fascismo ormai è saldamente al potere e non solo è saldamente al potere, ma sta cercando di far dimenticare e in parte è già riuscito a far dimenticare quello che ha fatto per salire al potere, quindi quello squadrismo e quelle tecniche che sono ben descritte, raccontate, sunteggiate. Non è il primo studio sul squadrismo, naturalmente quello di Franzinelli, si giova ovviamente di molti studi precedenti e viene fuori un ritratto che però è estremamente interessante, anche se sfiora soltanto la nostra storia. Vi dico solo una cosa, vi stavo dicendo. In questi due libri, in questo libro di Sandro Prada, che poi è un personaggio che va tutto studiato, c'è una storia, c'è un personaggio. Cosa si racconta in questo libro? Velocissimamente, la storia di un gruppo di squadristi che hanno portato lo squadrismo dalla città alla montagna, andando a devastare, andando a boicottare, andando a esercitare violenza sulle gite che vengono svolte nelle montagne dal quelle che loro chiamano le Vespe Rosse, con chiaro riferimento all'associazione Proletaria Escursionisti, che aveva invece un'ape come. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che c'è un personaggio che sbrilla fra questi cavalieri della montagna, che si chiama Giuseppe Varas e sarebbe nella finzione un trentino, un irredento naturalmente, che fa lo scultore, che vive a Milano e che è un eccellente alpinista e che a un certo punto nasconde sulla griglia un tipo che si chiama Volpi, e che ha partecipato a un assalto che è l'assalto al Circolo Spartacus Milano, in Forbo Naparte, dove viene assassinato l'operaio Giuseppe Inversetti. Nessuno, né i due Serafini né il Pastore, fanno il passo di capire che dietro al nome di Volpi c'è il tristemente noto nome di Lupi, c'è il tristemente nome di Albino Volpi, uno degli assassini di Matteotti, e che dietro al nome di questo Giuseppe Varas si cela il nome di Erminio Dones. Abbastanza grave la mancanza, perché a Dones sono intitolati il Sigaro, che è una delle guglie più importanti della Grignetta, un dito visibile da tutta la Valsassina, una piccola guglia alta una quarantina di metri, visibile da tutta la Valsassina, una fessura sui torrioni Magnaghi, che è ancora oggi una scalata seria sul versante che prospetta la cresta Cervenati, e quindi la cosa resta lì, resta. Vi faccio fare un passo indietro e vi porto al 1914. Il nostro focus sarà sostanzialmente sul biennio rosso, sugli anni in cui scoppia, ci sono l'occupazione delle fabbriche, ci sono tutta una serie di eventi che poi velocemente vedremo. Chi ha un po' di pratica di montagna, un po' di pratica di griglia, vede questa guglia, quella che ci interessa è quella a destra,
si chiama Ago Teresita, porta il nome, neanche farlo apposto, della sorella di Erminio Dones. Quella a sinistra è la Guglia Angelina. Hanno una storia strana queste Guglie, perché Arturo Andreoletti, che è un alto ufficiale degli Alpini che ha combattuto durante la Prima Guerra Mondiale, ha conquistato con i suoi compagni la Guglia Angelina, l'ha chiamata col nome di sua madre e poi ha chiamato la Guglia vicina, ma senza andarci in cima, Ago Angelina, cioè ha duplicato il nome fondamentalmente, facendo un, come dire, uno sgarbo all'etichetta alpinistica che vuole che il nome a una cima o a una via venga dato da chi la percorre per prima. L'Ago quindi nel 1914 era ancora, come si dice, vergine, non era mai stato scalato, e se lo guardate non c'è bisogno di essere un esperto di alpinismo per capire che la sua struttura è effettivamente particolare. Sulla cima del lago stanno faticosamente sedute tre persone, tanto per darvi un punto di riferimento. E la verticale che vedete sulla sinistra, da cui poi sono saliti i primi scalatori, è di circa 60 metri, grosso modo. Allora, questa cosa oppone un fiero problema alpinistico al mondo alpinistico lombardo, che è in pieno fermento in quegli anni, sta cercando di fare, di recuperare il gap che lo divide dalle Dolomiti, dove non solo si sono scalate delle vette più alte, con delle verticali più significative delle nostre, ma soprattutto si sono affrontate difficoltà tecnicamente maggiori. L'estate del 1914, sembra incredibile, è costellata di tentativi di lecchesi, di milanesi, di avversari fra di loro, concorrenti, diciamo, che cercano di superare questo lago. Il problema essenziale del lago sono i primi 20 metri, quelli che vedete nella bocchetta in basso, adesso vi ci metto il mouse per darvi un punto di riferimento, ok? Si chiama Porta d'Inferno questo posto. La prima parete, che arriva fin circa qui, alta circa 20 metri, è effettivamente tecnicamente molto difficile. Sembra quasi incredibile dirlo, il resto della scalata, i 40 metri che portano poi alla vetta, non sono, paradossalmente non sono molto difficili, sono molto verticali, sono molto esposti, ma sono molto appigliati, e di conseguenza la scalata di quel tratto regala agli appassionati una scalata di non grande difficoltà in un ambiente dove il vuoto la fa da padrone senza bisogno di... Allora, cosa fanno non riuscendo? Ecco, questo è quello che dice il saglio. La guida del 1937, quella del Clyde Turing, dice che la Guglia, Lago Teresita, ha una grande importanza alpinistica. Il nome venne imposto da Erminio Dones in onore della sorella. La prima ascensione spetta a Erminio Dones e Carlo Castelli. Essi attaccarono l'ago il 13 settembre del 14 dalla Guglia Angelina, quindi salirono sulla Guglia Angelina, fecero un lancio di corda, incastrarono in qualche modo la corda, come si vede nei film, no? Incastrarono in qualche modo la corda sullo spigolo del Teresita e poi si innalzarono a forza di braccia per superare la paretina basale verticale. Sulla vetta venne issato un remo, simbolo del canottaggio, di cui il primo salitore fu campione europeo e di lì a qualche anno anche vice campione olimpico. La paretina basale venne vinta da Gaetano Polvara e Vittorio Ponti il 19 agosto del 19. Questa notizia è falsa e Saglio l'ha scritta mentendo e sapendo di mentire, e adesso cerco di spiegarvi il perché. La guida del 1998, quindi la stessa guida ripubblicata dal CAI e dal Turing nel 1998, racconta una storia analoga, altrettanto sbagliata, peggiorando le cose in qualche modo. Erminio Dones e Carlo Castelli, 13 settembre 14, ha copiato fin qui, evitando la parete basale con lancio di corda e dedicando la via all'associazione proletaria escursionisti. Gaetano Polvara e Vittorio Ponti salirono direttamente alla parete basale. Quindi, cosa ha aggiunto? Ha aggiunto la dedica all'associazione proletaria escursionisti, che nel 1914 non solo non poteva prendersi una dedica, ma non esisteva nemmeno, soprattutto perché non esisteva nemmeno l'APE, nasce
tra il 20 e il 21 a Milano, quindi non è che ha sbagliato di un anno sostanzialmente. Però questa cosa è molto interessante perché in qualche modo, allora Saglio scrive in piena epoca fascista, quindi chiaramente non può parlare dell'associazione, non vuole, ma anche se volesse non potrebbe parlare dell'associazione proletaria escursionisti. Mentre invece Pesci potrebbe tranquillamente sanare il problema, ma non sa, non ha gli elementi per. Perché non la potevano chiamare APE o AAPE, cioè Associazione Antialcolica Proletari Escursionisti, perché l'APE non esisteva. Come abbiamo detto, nasce 19, 20, 21, boh. È un'associazione interessantissima perché raccoglie grandissimi fermenti politici. Tenete presente che sono gli anni in cui nasce il Partito Comunista, no? Ma soprattutto, io non mi stanco di ripeterla questa cosa, è scoppiata la rivoluzione in Russia. La rivoluzione in Russia vuol dire per le persone che lavorano in fabbrica, nelle nostre fabbriche, nelle fabbriche del Milanese, del Torinese, del Lecchese, eccetera, 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 vuol dire che può esistere un altro mondo, può esistere un'altra società, no? Questa cosa non è oggi, se pensiamo cosa è successo in quei paesi, se pensiamo alla storia dove è andata, eccetera, ma voi pensate alla concreta possibilità, dopo anni che agitatori avevano parlato del fatto che si sarebbe stata una società più giusta, gli uomini non avrebbero smesso di essere sfruttati, eccetera. Pensare che questa cosa poteva esserci da qualche parte. Pensate cos'è la forza propulsiva e cosa viene fuori da questa cosa, no? Quindi questo è estremamente interessante. Il nome della Via Ape sul Teresita nasce dopo, ma ha tanto successo fra gli alpinisti che rimane. Che voi trovate alpinisti di tutti i tipi nelle loro relazioni negli anni 30, negli anni 40, che la chiamano APE. Probabilmente pensano a un'APE, non pensano all'Associazione Proletaria Escursionisti, però questo nome sopravvive ed è bello che ci sia la sopravvivenza di questa, la traccia di questa sopravvivenza. Eccolo lo spigolo dell'APE, ripreso da sotto, quindi perde un pochino di verticalità questa. È una via del Boga, questa fessura qui, questa è l'altra via che ci sale, fatta dal Gandini, oggi in questo momento non percorribile, e questo a sinistra è Carlo Castelli, che è un ragazzino quando fa questa impresa, quello a destra è Erminio Dones. Pestatevela, ficcatevela in testa la faccia di Erminio Dones, perché è un personaggio curiosamente sparito dalle cronache Nel 1921 sul Prealpino, dove si dice, riportando una notizia uscita sul Popolo d'Italia, fa ridere perché il giornale Lecco riporta, il Prealpino che usciva Lecco riporta una notizia uscita a livello nazionale, il Popolo d'Italia del 3 corrente sabato sera, cioè il 31 maggio del 19, col treno proveniente da Milano alle ore 20:30, giunsero a Recco un centinaio di bolscevichi alpinisti con i loro gagliardetti. Alla stazione di Lecco intonarono le loro canzoni e quindi si diressero verso i locali della Camera del Lavoro al grido di Viva Lenin, viva la Russia. La serata passò calma. Ieri però alla Grigna, dove gli escursionisti si erano recati a pigliare aria fresca per le loro grida sconce, si presero una fracassata di legnate da un gruppo di escursionisti anti-bolscevichi. Anzi, a Castello sopra Lecco, i bolscevichi, cinti di sciarpe rosse, inneggiarono prima sottovoce a Lenin, alla rivoluzione e alla Russia, poi, accresciuti di forza, alzarono la voce. Finché, mutilato di un braccio, ad un insistente provocatore, mutilato di guerra naturalmente, ad un insistente provocatore troncò il chiasso con un sonorissimo cazzotto. Squagliarsi generale, adunata battaglia. Il nostro amico però, per nulla intimorito dalla massa, si striventò nel folto. Tolse un alpenstock a un coniglio e giù santissime legnate. Al nostro amico si aggiunsero altri tre e totale 13 bolscevichi contusi, da parte nostra il solo amico nostro colpito da una sassata, dileguazione generale, fuga vergognosa bolscevica e alla stazione altre sonorissime legnate. Allora, questa, con un'altra che descriverò dopo, è la metodologia che viene utilizzata dai fascisti per sabotare sostanzialmente le gite dell'Associazione Proletaria Escursionisti. Fate questo conto, a queste gite partecipano famiglie con bambini, evidentemente, quindi potete capire, al di là del risultato, come dire, effettivo, pratico della,
della cosa, potete capire benissimo che cosa sia in termini come dire. Allora, datemi un attimo lo schermo per la condivisione. In termini di efficacia, no? Cosa sia Perfetto. Allora, vi avevo fatto vedere l'ago Angelina che diventa ago Teresina, adesso vedete l'esposizione, vi stavo dicendo, no? Allora, vi ho detto, i primi 20 metri sono questi, vengono vinti da Adonis e da Castelli con un lancio di corda, salgono sulla buia Angelina, buttano una corda in corrispondenza a questo punto e poi si arrampicano a forza di braccia. Continuano l'ascensione lungo lo spigolo che, come vi ho detto, è estremamente esposto, ma non è particolarmente difficile. Vi ho detto come l'ascensione in bello stile di quei primi 20 metri venga attribuito a due forti alpinisti milanesi, Gaetano Polvar e Vittorio Ponti, sulla base di nessun documento. Si tratta di un falso perpetrato scientemente dal Saglio nel 1937 e ripreso ingenuamente dal Pesci nel 1998. Perché il Pesci dice, dedicando l'ascensione all'Associazione Proletari Escursionisti. L'Associazione Proletari Escursionisti nel 1914 non esisteva, ma non esistevano nemmeno i presupposti perché potesse esistere un'Associazione Proletari Escursionisti nel 1914. Ok? Qui vedete lo spigolo fotografato in tempi moderni, qui vedete i due protagonisti dell'ascensione, Carlo Castelli a sinistra, giovanissimo, un ragazzino, poco più che un ragazzino, Erminio Dones. Dones era di uno dei due gruppi di milanesi che si contendevano l'ascensione, ruba questo ragazzino, molto bravo e molto forte, la cordata dei Lecchesi, della Società Escursionisti Lecchesi. Ricordiamoci, siamo nel 1914, quindi non è ancora scoppiata, sta per scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Il ragazzino, qualche anno dopo, diventerà questo signore qui a destra. Personaggio come dire, anticonformista, non solo per il vestito che per l'epoca era relativamente conformista, con a fianco la sua moglie, che è una fortissima scalatrice ed è la prima donna che scala il Sigaro in Grignetta. Siamo qui, diciamo, vicino al rifugio Porta. Scusate, voi so che siete dei super esperti e quindi mi vergogno un po' di questa diapositiva, però mi serve per focalizzare cosa è successo in quegli anni. Allora, nel 18 era finita la Prima Guerra Mondiale, nel 19 erano stati fondati a Milano i fasci di combattimento. Nel novembre del 19 però c'era stata la vittoria elettorale socialista. Tra il 19 e il 20 D'Annunzio aveva messo in piedi l'impresa di Fiume, no? Nel settembre del 20 c'era stata l'occupazione delle fabbriche. Nel 21, con la scissione di Livorno, era nato il Partito Comunista d'Italia. E sempre nel 21, ad agosto, c'era stato quel tentativo fallito già nelle premesse di patto di pacificazione che doveva servire a mettere fine a quel periodo cosiddetto biennio rosso, fondamentalmente, ma che di fatto spiana la strada alla presa pot del potere da parte del fascismo. Nel 22 i fascisti danno l'assalto a Palazzo Marino dove è insediata una giunta socialista, la giunta di Filippetti, poi lo vedremo, scalando fra l'altro, e non è secondario questo aspetto, il prospetto sul lato della scala, tirano via la bandiera rossa che sventola dal davanzale e poi cacciano materialmente la giunta e si impadroniscono di Palazzo Marino. È l'antefatto più significativo alla marcia su Roma del 22, quando poi il re consegna nelle mani di Mussolini, lo sapete assai meglio di me, il potere di fatto. Nel 1924 viene rapito e ucciso Giacomo Matteotti. Eccolo qua, Filippetti. Questo, scusate, siamo a posto con le immagini questa volta? A postissimo Alberto. Fantastico, dai, così andiamo un po' veloci e non perdiamo tempo e stiamo nei tempi. Allora, questi signori sono al centro in piedi con il cappello basco, diciamo, c'è Filippetti, medico, socialista, sindaco di Milano. Quello con la barba a fianco, davanti, scusate, non a fianco, è niente po' di meno che Giacinto Menotti Serrati, cioè quello che ha preso la direzione dell'Avanti quando Mussolini l'ha lasciata per diventare interventista, fondamentalmente. Ed è un personaggio, è uno che si confronta con. Oggi, voglio dire, il Partito Comunista ha avuto Gramsci,
fra i due non c'era sicuramente la statura, diciamo, intellettuale di Gramsci era altra cosa rispetto a quella del povero Giacinto Menotti Serrati, che veniva dal mondo della fabbrica, del giornalismo, eccetera, ma non aveva certo la sua preparazione ideologica. Tuttavia è uno che è uomo di comizi, è uomo di incontri, è uomo che si spende in mezzo al proletariato. Quello a fianco è Maffi, che è una figura importante del socialismo lombardo, socialismo prima e comunismo dopo. Siamo nell'ambito di quella che viene chiamata la frazione terzina, cioè quella frazione che migra, che non esce a Livorno dal Partito Socialista, ma pur rimanendo all'interno del Partito Socialista, migra progressivamente verso il Partito Comunista in quegli anni, tanto per darvi un riferimento. La fotografia è scattata al rifugio Sel, ed è tratta dalla rivista che l'Ape stampava. Il motto dell'Ape è bello, più in alto per una nuova umanità. Con questo motto viene scritto sulla cima del torrione Fiorelli, che vedete nell'immagine di destra, dopo che i compagni dell'Ape ne hanno marcato con segni rossi la direttrice di salita per la via normale. Qui è un gruppo di apeini fotografati in cima, il Fiorelli è una guglia abbastanza facile, ma che cosa sta nascendo in quegli anni? Sta nascendo l'alpinismo, l'arrampicata, stanno diventando degli sport, non possiamo dire di massa, ma sicuramente diffusi, che le persone anche normali, non riservate agli atleti, no? Che le persone anche normali cominciano a praticare. Quindi l'idea di segnare, per esempio, una via d'arrampicata, le vie d'arrampicata normalmente non si segnano si segnano i sentieri con dei tratti di vernice, no? Queste sono le sezioni di Lecco, di Milano, di Como, di Varese, di Bergamo al Monte San Primo, con i loro stendardi, con i loro gagliardetti. Voi dovete pensare, anche qui so di sfondare per molti una porta aperta, ma lo dico magari per chi è un po' più giovane, magari ha un po' meno pratica con la storia di quegli anni. La Prima Guerra Mondiale provoca una elaborazione simbolica fortissima, cioè è una guerra che è combattuta sulle montagne, dove è combattuta, diciamo. Ma pensate cos'è lo sforzo di elaborazione del lutto collettivo che la segue, i monumenti ai caduti, i parchi della rimembranza, tutta una serie di cerimonie che, guardate, oggi si sono allontanate nel tempo, non ci dicono più nulla, ma che in qualche modo costituiscono un sostrato. Insomma, la Prima Guerra Mondiale ha avuto nella sua drammaticità ha fatto conoscere e ha fuso i sentimenti, le istanze di persone che venivano da parti diverse. Gente che veniva dalla Calabria si è trovata a combattere gomito a gomito con gente che veniva dal Trentino Alto Adige. Manco si capivano probabilmente. E per gli ufficiali sarà stato un gran problema dare le istruzioni a una truppa così differenziata, così. Allora. Quindi gagliardetti, e questa cosa, fra l'altro, va avanti tantissimo anche nel confronto fra socialisti, fascisti, comunisti, eccetera, che prelude la definitiva presa del potere da parte del fascismo. Il fantoccio di Mussolini buttato nei navigli, il fatto che quando saccheggiavi una sede di una lega, di una cooperativa, portavi via il gagliardetto, no? Tutta questa cosa è ancora l'elaborazione simbolica di tutta questa battaglia. Quindi è una battaglia che si combatte, e qui dovete capire anche la montagna, no? Che è una battaglia che si combatte tanto con i fatti, ma ancora di più con le parole e con i gesti. E questo è molto, molto rilevante. Questo che vedete è lo stemmino dell'Ape, l'abbiamo già visto prima. Viene sciolta dal prefetto di Milano, ma c'è una nel, con un allora voi prendete i volumi che raccolgono le istruttorie del Tribunale Speciale, no? Sono pubblicate le istruttorie, basta andare a cercate il volume e vedete una cosa stranissima che succede con quelli dell'Ape. Voi leggete tutta la prima parte dell'istruttoria e vedete accusati di ricostituzione del Partito Comunista,
infiltrazione dalla Francia di materiale propagandistico, eccetera. Quindi viene fuori una serie incredibile di cose nel 1927-28, in questo processo che viene fatto ai vertici dell'APE a Milano. Viene fuori una massa impressionante anche di prove sostanzialmente. Poi a un certo punto il processo viene chiuso in istruttoria, no? Viene chiuso in istruttoria e vengono mandati tutti assolti fondamentalmente. Che cosa è successo? È successo che il Krasin, il rompighiaccio sovietico, ha salvato Nobile e i suoi che avevano fatto un naufragio sulla banchisa polare. E mezza Europa si era mossa per cercare di salvarli, no? E questo è il pagamento che l'Unione Sovietica chiede al governo fascista italiano di mandare assolti, di non procedere contro quelli contro cui sta procedendo. Quindi questo vi dice come questa piccola associazione, che ha durato pochi anni, che però è stato uno sforzo di elaborazione incredibile, di pensiero e di, come dire, di laicizzazione, no? Anche del tempo libero. Il tempo libero o era osteria o erano oratori fondamentalmente. Qui ci sono i ricreatori laici, quindi c'è qualcosa che serve per portare in montagna i bambini, per esempio, no? C'è tutta una serie di queste cose. L'idea, appunto, che verso le altezze il proletariato potesse trovare una forma di redenzione dalle officine in cui era costretto, è un'idea ingenua, se volete, guardata con oggi di oggi, con occhi di oggi, scusate, ma è un'idea generosa, è un grande pensiero. Questi invece sono gli avversari. Il Club del Cardo nel 21 e nel 22, probabilmente questo con il Gagliardetto è Dones, ma non sono sicurissimo, la qualità della fotografia è veramente pessima. La qualità della rivista su cui è stampata è veramente pessima, non è neanche una fotografia, cioè è proprio un'immagine. E vi dice anche la difficoltà di ricerca, perché queste riviste ci sono un numero qua, un numero là, e molti numeri mancano, non sono stati raccolti, erano di cattiva qualità, eccetera. Questi sono probabilmente quei personaggi che quelli dell'APE si trovavano sulla strada. Ora voi capite che non serve molto. Basta prendere, saltare su una compagnia come quella che avete visto prima, prendere due persone, malmenarle, sparare qualche colpo di pistola e in aria, potete pensare che la settimana successiva un capofamiglia avrà qualche difficoltà a convincere la moglie a portare ancora i bambini in gita con l'associazione proletaria escursionista. Diciamo il massimo del risultato col minimo dello sforzo, no? Questa fotografia è abbastanza inquietante. Questa sta all'Archivio di Stato di Roma, nel fascicolo, credo sia inedita, credo averla pubblicata io per primo. Sta nel fascicolo del processo Matteotti, del processo del rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti. Dones lo vedete qui, Erminio Dones, vestito da ardito alpino. Guardate questo personaggio che ha l'aria di essere invece un signorotto che comanda la squadra. Questo qui è Amleto Poveromo, uno degli assassini di Matteotti, Lecchese, macellaio Lecchese con bottega in piazza 20 Settembre, per intenderci. E vedete che dietro c'è un ambiente di montagna, non si capisce naturalmente quale sia, però torniamo al Lago Teresita. Sono passati 10 anni, nel giugno del 24, Volpi. Pupi nel libro di Prada, Poveromo, Malacria, Panzeri comandati da Amerigo Dumini rapiscono Matteotti e lo uccidono. Il corpo viene nascosto malamente, ma come spesso le cose fatte malamente, il risultato è buono. Tant'è che lo trovano soltanto 2 mesi dopo, ma 2 giorni dopo lo sanno già, 3 giorni dopo lo sanno già. Quando vengono arrestati, i presunti assassini vengono arrestati con l'accusa di omicidio, ma non confessano dove è finito il corpo, dicono di non saperlo. Ecco, allora l'APE, la nostra guglia Teresita, era rimasta lì, no? Si trattava di superare i primi 20 metri. Ci provano il 20 settembre del 24 e io non credo sia del tutto casuale questa data.
sono passati 10 anni esatti sostanzialmente. Uno scalatore dell'Ape milanese si chiama Amleto Calura e mentre l'Ape è schierata sostanzialmente con molte frazioni, perché poi quegli anni lì sono tutti anni di... la sinistra aveva già l'abitudine di dividersi, dal 1921 prende la cattiva abitudine a sinistra italiana di dividersi davanti all'avanzare di un nemico serio sostanzialmente, no? Ma Amleto Calura è proprio un uovo fuori dal cavagnolo perché è anarchico. Però è un operaio, ha un fascicolo al casellario politico centrale di Roma incredibile perché seguito, 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 perché naturalmente è un anarchico e come tutti gli anarchici, i comunisti da un certo punto di vista sono meno pericolosi, fanno la rivoluzione, se fanno la rivoluzione ci accorgiamo, un anarchico si fabbrica una bomba in casa e la piazza da qualche parte, questo nell'immaginario della polizia politica fascista naturalmente, però gli anarchici sono sottoposti a un controllo molto più ferrato fondamentalmente. Quindi c'è questo Amleto Calura, poi c'è un Lecchese che si chiama Gino Nannicone e poi ci sono degli altri sostanzialmente. E assaltano, diciamo in bello stile, cioè arrampicano sulla roccia finché riescono e quando non riescono più piantano dei chiodi e si aiutano, il pezzo che era stato superato con il lancio di corda fondamentalmente. Ecco, questo è Amleto Calura, è l'unica fotografia che c'è ed è, come molti di voi hanno capito al primo colpo, tratta dal casellario politico centrale. All'archivio centrale dello Stato, dove sono schedati i sovversivi pericolosi sostanzialmente. La scalano una prima volta il 20 settembre, ripetono l'ascensione il 12 ottobre. Vi faccio notare come già nella seconda ascensione ci sia ben una donna, Giulia Resta, che è una sarta lecchese. Fortissima scalatrice, moglie del Pino Riva, anche lui antifascista, comunisti, Pino Riva lì sotto, e poi c'è Carlo Ferretti che invece è il segretario dell'Ape, destinato a una tristissima fine, morirà a Gusen il 17 febbraio del 45, è stato arrestato a Castione alla Presolana il 16 novembre del 43. Perché per tentativo di ricostituzione del Partito Comunista fondamentalmente. Abitava in via Ponte Seveso a Milano, quindi la zona diciamo giù verso i Navigli, in questa casa. Carlo Ferretti, pioniere della libertà, visse lottando, morì in terra tedesca, rivive nel cuore degli italiani. Ferretti faceva il rappresentante di macchine da scrivere, di mestiere. E perse il lavoro naturalmente dopo il 26-27, è uno di quelli che vengono 28, è uno di quelli che vengono rilasciati in modo misterioso per la ragione che vi ho spiegato prima, e si inventò un lavoro di falegname col quale riuscì in qualche modo a sopravvivere. Questo era il libro appunto che raccontava questa storia. La definizione di lupo della Grigna viene applicata a questo personaggio qui e da qui ci è comodo seguire la vicenda del Dones, cercherò di raccontarla, perché è una vicenda che in qualche modo permette di vedere, di tirare uno spaccato nella violenza politica italiana dal 20 fino al 45 sostanzialmente. Il personaggio evidentemente è un personaggio, come dire, che sa vendersi, no? Vedete questo elmo con questa piuma, vedete questa ripresa su questa rivista di cui esce questo primo numero, vedete questa fotografia che ho ritrovato alla Canottieri Milano, che sembra antesignana dei nostri tempi, lo vedete qui in arrampicata, lo vedete anziano, era del 1882, qui siamo negli anni 40, e con Carlos, con un giovanissimo Carlo Sicola, che sarà poi uno degli istruttori della scuola Parravicini della Scuola Nazionale Alpinismo del Club Alpino Italiano di Milano. Vi faccio notare il braccio del Dones, perché quando io sono riuscito a parlare col primo che l'aveva conosciuto, staremo nei tempi, malgrado l'inconveniente iniziale, lui mi aveva raccontato che lui era un ragazzino e Dones faceva l'istruttore di canottaggio alla Canottieri Milano. E era andato lì e gli aveva chiesto molto timidamente, perché era un uomo che incuteva un certo rispetto, una certa paura, gli aveva chiesto se gli insegnava a remare. E lui gli ha detto va, va, va a far pastè un quaian, perché evidentemente il ragazzino era un po' debolino di braccia, no?
a fare la pasta per un po' di anni che ti vengono le braccia robuste, dopodiché vieni qua a remare. Poi erano gli anni della guerra e il Dones probabilmente non ha trovato di meglio e alla fine l'aveva preso sotto la sua ala. Vedete che era un personaggio che, a cui piaceva mettersi in mezzo, disegnava, vedete che qui c'è la sua firma sul bollettino del lungo naviglio, ma vedete che si è fatto l'autoritratto mentre mette la bandiera della Milano, della Canottieri Milano, sulla sede sostanzialmente, vedete un equipaggio che mette una barca sul naviglio fondamentalmente. E qui lo vedete in cima alla piramide umana naturalmente. Questo è quel dito Dones che vi ho detto, no? Fra il punto, vedete questa linea orizzontale è questa corda con lui che fa una traversata alla tirolese da una guglia a quell'altra. State tranquilli, è assicurato in vita, non, se anche molla la presa non casca di sotto. Questi luoghi sono estremamente vicini all'inizio della strada per i piani Resinelli. Questa selletta ha un nome strano, ci torniamo dopo, si chiama selletta della prigione fondamentalmente. Questo dito appunto l'ha scalato lui per primo, questo è lo zucco di Terral, anche qui c'è una sua via. Vive probabilmente, lavora nell'ambito della scultura funeraria probabilmente, non firma opere, però ogni tanto qualcosa fa, la sede della Milano per esempio è un suo progetto, vedete la firma in basso a sinistra. E questa, anche questa tirata via da un libro tristissimo che è La storia degli arditi di Milano, è un suo quadro, che un suo affresco, scusate, che decorava il salone degli arditi in vicolo San Giovanni sul Muro, non via, vicolo San Giovanni sul Muro, dove lui viveva proprio nella sede degli arditi per un certo periodo. Questi sono dei suoi disegni invece di ambiente montano. Questo è il progetto per una chiesa che avrebbe dovuto costruire a Salso Maggiore, ma partecipa al concorso con questo progetto, ma lo vince un altro. Questa invece, curiosamente, è una chiesa che costruisce vicino a Napoli, a Torre Annunziata. Ai piani Resinelli ci sono tracce del suo passaggio in questo bel disegno che è sul camino della casa del Valentino Gerosa Crotta, ma qui attenzione, perché Valentino Gerosa Crotta vuol dire Caleotto, Caleotto Alecco vuol dire acciaierie e ferrie di Caleotto, vuol dire una grande fabbrica, e vuol dire che questi fascisti squadristi erano, una cosa che sappiamo naturalmente, erano fortemente implicati con il padronato, erano al servizio del padronato per calmare le rivolte operaie quando diventavano un po' troppo forti, un po' troppo violente. Va detto a discapito del Dones che Dones risulta incensurato e probabilmente non ha partecipato a molte di queste cose, perché era un personaggio estremamente visibile di conseguenza, come dire, facilmente riconoscibile. Lo vedete qui per esempio in veste di istruttore ai piani Resinelli, di istruttore di sci. Ma guardando fra le carte all'archivio di Stato di Roma del processo Matteotti, viene fuori un gruppetto di fotografie che è davvero inquietante, anche questo è totalmente inedito. Avete rivisto l'ambientazione di prima, questo è l'albergo della Grigna, qui è l'inizio esatto della strada dei piani Resinelli, per chi è pratico di quei luoghi dove c'era una volta la stanga dove si pagava il pedaggio, la strada non c'è ancora, ok? Rivediamo alcune facce, questo è Amleto Poveromo, questo è Albino Volpi e qui dietro c'è il Dones. Vedete che ci sono delle ragazze dietro, vestite anche con una certa, con un certo vezzo. Il Dones conviveva con una donna che era già stata sposata, quindi non poteva, aveva una separazione ma non poteva avere il divorzio naturalmente all'epoca, che si chiamava Mariana Malosso, che lavorava non come prostituta ma come lavorante nella casa chiusa che stava in via Porlezza, esattamente di fronte a via San Giovanni sul Muro, dove aveva la sede degli Arditi. Tenderei a non escludere che si fosse portata qualche ragazza della casa
per una vacanza a Ballabio, all'Albergo della Grigna. Vi faccio notare questa macchia di neve che in qualche modo è rilevante. Vi faccio vedere, sono armati, pugnali, pistole e bombe a mano. Addirittura c'è un pugnale perfino qui vicino alla testa di questo bambino. Questa è una bomba a mano, questa è una pistola. Qui li rivediamo, vi ricordate quelle fotografie che vi ho fatto vedere prima col dito Dones, vi avevo segnato il punto dove lui ha fatto la traversata. Ecco lì siamo all'inizio della traversata e qui sono loro, le fasce, no? Vedete che hanno un vestito che è un po' militare. Questo è esattamente lo stesso punto, vedete, io quando l'ho ritrovato è stato abbastanza, devo dire, era un posto che era tenuto a pascolo evidentemente, adesso è cresciuto di tutto, però vedete che è esattamente, guardate questa spaccatura, guardate questa. Guardate qui, ritrovate con un'angolazione appena appena diversa, ritrovate questi stessi luoghi e ritrovate Albino Volpi, ritrovate il Dones e ritrovate il povero uomo con una bomba a mano. Vedete che qui di neve ce n'è ancora di più, questo è appunto l'albergo della Grigna, se ne vede ancora di più, questa ecco, erano quella cengia qui, quando li abbiamo visti prima. Questa cengia qui. La numerazione è quella del fascicolo dell'istruzione del processo. E cosa succede? Succede che nel giugno del 24, Dones nasconde in quello stesso luogo, in quello stesso albergo della Grigna, due degli assassini di Matteotti, Albino Volpi, per l'appunto, e Amleto Poveromo, che però, con vicende che non sto a raccontarvi, ma che si ricostruiscono in qualche modo, diventano come dire, intrigano una vicenda che è complessa, che è più complessa di come viene consegnata alla stampa. C'è un fascicolo un po' mimetizzato in un archivio di Stato in cui la vicenda di questo arresto, abbastanza fortunosa, che è raccontata in questa i grandi avvenimenti giudiziari, ecco qui vedete Volpi che scende le scale dopo aver tentato di gettarsi dalla finestra del retro di quell'albergo della Grigna, viene invece fermato dai carabinieri, sono Volpi, mi arrendo, eccetera. E poi, fra le cose che vengono sequestrate, c'è un gruppo Arditi di Guerra di Milano, la tessera l'ha disegnata il Dones e come vedete si è autoritratto nella tessera e con un pugnale nei denti e un'aquila che lo sovrasta. Gli chiederà conto di questo disegno, interrogandolo a Roma nel giugno di questo sciagurato 24, del giudice, che è il giudice, nomen omen, è il giudice che conduce l'istruttoria iniziale del processo Matteotti, ma gli chiederà conto di questa cosa, lui dice: mi serviva una faccia espressiva e ho scelto la mia fondamentalmente. Cos'è che sfugge al del giudice? Tutti dicono di essere stati per la prima volta all'albergo della Grigna nel giugno del 24, no? L'albergatore, che si chiama Manny, dice di non aver assolutamente riconosciuto Volpi. Volpi ha una cicatrice che gli segna tutta una guancia, interamente tutta una guancia. E anche fisicamente tozzo, riconoscibilissimo. In più lodigiano, quindi oltretutto parla un dialetto che non è né lecchese né milanese. Quindi l'albergatore l'aveva sicuramente visto almeno in un'altra occasione, cioè quando c'era questa fotografia, perché a Ballabio a giugno la neve non c'era. Quindi questa fotografia è stata scattata qualche mese prima. Quindi voleva dire che in quel posto lì, in quell'albergo lì della Grigna, gli Arditi ci andavano, l'eran lì de ca. E io ho trovato una testimonianza di una signora che diceva: la mia nonna diceva che quando c'erano in giro il Dones e i suoi, le ragazze era meglio chiuderle in stanza, perché naturalmente questi andavano in giro a predare per Ballabio e per quella zona lì. Perché vi ho detto di guardare questa cosa? Allora, il Dones porta i suoi amici qua, in questo albergo della Grigna, ok? Però gli dice una cosa: state attenti, se sentiamo che ci sono problemi, andiamo a nasconderci qui, è la famosa selletta della Prison, perché da qui possiamo scappare sia da questo lato che dal lato di Balisio sostanzialmente, no? Per andare peraltro da nessuna parte, da nessunissima parte. È curiosissimo, se voi trovate libri anche molto documentati, molto seri sul delitto Matteotti, vedete che in parecchi di questi, in diversi di questi, c'è scritto che gli Arditi vennero arrestati a Bellagio. Allora, se tu scappi a Bellagio,
ti metti sulla pista dei contrabbandieri che vanno in Svizzera, perché da Bellagio attraversi con la barca, vai di là e poi ti portano in Svizzera lungo le piste dei contrabbandieri. Se tu vai a Ballabio non scappi da nessuna parte. Non è il pettegolezzo nel dire li hanno, o il campanilismo, li hanno beccati a Ballaggio, a Bellano, a Ballabio, non a Bellagio. Non è questa la cosa. Il problema è un altro. Il problema è che a Bellano, se questi stavano a Ballabio, erano sicuri di farla franca. Qualcuno gli aveva detto che bastava stare nascosti e non farsi troppo vedere e sarebbe stato sufficiente. Ed era qualcuno in alto, non era qualcuno... voglio dire, Domini, che era scappato da un'altra parte, hanno beccato anche lui, sapeva bene che chi gli aveva ordinato di fare lo sporco lavoro di ammazzare Matteotti, sia che volessero dargli una lezione e la cosa gli sia scappata di mano, improbabile, sia che effettivamente volessero ucciderlo perché era un personaggio veramente ingombrante. Dones va avanti durante la guerra a fare l'istruttore di canottaggio alla Canottieri, si costruisce un villino a Corsico, che è questo, lo decora con, lo chiama con nome della compagna naturalmente, lo decora con i simboli del canottaggio e quelli il simbolo della Canottieri e diciamo restando nell'acqua, no? Nei giorni successivi alla liberazione viene prelevato da casa e viene ucciso e gettato nel naviglio. Viene gettato nel naviglio paese, quindi non viene ucciso a Corsico, viene spostato diciamo di qualche chilometro e il suo corpo viene ritrovato in questo punto del naviglio di Pavia, dove il naviglio di Pavia attraversa una stazione che si chiama Badile, no? Quindi c'è l'atto di morte, un atto di morte redatto tardivamente naturalmente perché hanno recuperato il corpo, l'hanno seppellito e tanti saluti. Perché è interessante questa storia? Che io ho focalizzato sulla storia del Donis facendovi semplicemente, dandovi quel minimo di coordinate che servivano, ci sarebbero tonnellate di cose che ho tralasciato ma che mi interessava, come dire, perché mi interessava arrivare al fondo di questa vicenda. Pensate ai libri che sono stati scritti, e non voglio entrare in polemica con nessuno, sulle cosiddette morti, no, sui giustiziati del 1945. Giustiziati del 1945, normalmente nei libri che trovate, Pansa tipicamente, ma che riprende un filone che c'era già stato prima, roba pubblicata tendenzialmente da Longanesi, ma certi elenchi, certe cose trovano anche in rete, eccetera. Fondamentalmente, queste ricostruzioni si dimenticano di una cosa, si dimenticano che cosa era successo davvero. Cioè, dicono, ma questo qui durante il fascismo era uno anche che durante il fascismo magari aveva anche aiutato qualche ebreo, aveva aiutato qualche famiglia in difficoltà a non mandare il figlio a militare. Ma si erano dimenticati di cosa molti di queste ricostruzioni, di questi casi, si dimenticano forse artatamente, ma facciamogli credito che non sia artatamente, dimenticano che la guerra civile era scoppiata nel 19, era andata avanti fino al 20, al 21, poi i fascisti l'avevano vinta. Quando nel 43, 44, 45 la guerra civile si riattiva, non sono due guerre civili diverse, è la stessa guerra civile. Ha avuto una lunga pausa, ma c'è della gente che ha pagato delle cose di cui tutti si erano dimenticati, meno qualcuno evidentemente. Sulla rivista dell'Ape non c'è quasi nulla su questa. La storia di Donis l'ho trovata io, cioè anche nei libri di Pansa, anche in quegli elenchi che ci sono, eccetera, il nome del Donis non figura assolutamente. Io ho sistemato la voce su Wikipedia, gli ho dato, ho un problema, stiamo parlando fra gente che la pensa più o meno alla stessa maniera. Questa storia è una storia che è bello raccontare, è importante raccontare perché ci dice molto di quegli anni, però è una storia che rischia di creare un eroe, no? di dare un personaggio proprio per la fine che ha fatto, di mettere in come dire,
mettere in notorietà, di mettere in vista un personaggio per cui io la racconto perché, intanto perché ci ho speso degli anni della mia vita a studiarla, ma quindi ho una specie di orgoglio e anche di, come dire, di compartecipazione a questa vicenda, perché è la vicenda della montagna su cui ho imparato a scalare, su cui ho passato tanto tempo quando ero giovane con i miei amici, dove penso di aver imparato anche qualcosa. Però, al di là di questo, il personaggio che viene fuori è un personaggio che probabilmente non ha delle responsabilità grosse. Fate il conto che dopo la Seconda Guerra Mondiale erano ancora vivi Dumini, che ha fatto pochissimo carcere, Poveromo, che è morto pazzo nel carcere di Parma, ma nessuno degli assassini di Matteotti è stato ammazzato. E quindi io non penso che sia legato al delitto Matteotti l'omicidio di Donis. Potrebbe essere legato anche a una vendetta di tipo personale, naturalmente. Non ho elementi. So che è stato portato via una sera da casa e che la mattina successiva il corpo galleggiava nel naviglio qua, sostanzialmente. Ma ovviamente non so chi abbia fatto la cosa. Sulla rivista dell'Ape, che nel 1946, dopo 20 anni, ricomincia a uscire, c'è però una frase che potrebbe in qualche modo nascondere una, come dire, una assunzione di responsabilità, no? C'è scritto che Donis era il diavolo della grigna, quindi probabilmente se il delitto è maturato, se la vendetta è maturata negli ambienti dell'Ape, probabilmente quei sabotaggi di quelle gite, quegli assalti a quelle comitive, probabilmente sono stati pagati dalla figura più significativa, sempre che ci sia un nesso. Ripeto, c'è gente che in quei giorni è stata ammazzata perché per questioni di debiti e non c'era affatto di mezzo la politica, per ragioni di mogli portate via o tentate di portare via, caso di un industriale lecchese ben noto, per esempio, no? Quindi mille motivi e chissà, nessuno lo sa, e penso a questo punto che nessuno lo saprà mai. Resta questa coincidenza a pochi passi di questo laghetto di slargo del naviglio dove si incrociano i barconi, c'è questa chiesa, che è la chiesa in cui i genitori del Donis si erano sposati nell'82, e questa è la sua tomba al cimitero di Musocco di Milano, fondamentalmente. Questa storia, secondo me, ripeto, con le cautele, con le attenzioni, per evitare di fare in modo che venga fuori un personaggio, di offrire, come dire, un personaggio eroico, eroicizzato dalla sua fine, è una storia che io vi ho raccontato da uno dei possibili punti di vista, ce ne sono molti altri. Ho cercato uno che lasciasse un po' fuori l'aspetto alpinistico, perché era interessante, ma insomma fino a un certo punto, per un pubblico non di specialisti, e così credo che meriti una meditazione questa storia, e spero di non avervi annoiato troppo in questa lunga, ahimè, esposizione. Grazie per l'attenzione. Certo, grazie veramente, perché uno spaccato di storia personalmente a me, per esempio, sconosciuta, l'ho trovato veramente interessante. C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Che una domanda, la mia è una considerazione, se posso farla. Posso, Sergio? Certo, come no. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, va bene, le cose che Alberto poi le scrive anche sugli archivi di Lecco e così via, però sentirla raccontata è tutta un'altra cosa che leggerla. Questa volta, secondo me, il racconto visivo prevale sulla scrittura, no? Anche con magari un po' di baruffa iniziale per gestire i meccanismi. No, la cosa,
Secondo me è molto interessante e io sono ancora più contento di averlo invitato e che lui ha partecipato, perché questo legame tra prima dell'avvento del fascismo, alla fine del fascismo, è davvero un legame importante che spesso non si considera, no? Cioè la resistenza nasce l'8 settembre e finisce il 25 aprile del 45. Ecco, non è proprio così. E la vicenda di un fascista, di un fascistissimo, insomma, no? Anche, probabilmente aveva adattato anche il corpo, l'immagine, come si muoveva al suo pensiero, no? Porta questa traccia qui in maniera molto, molto chiara, insomma, no? È dall'inizio che lui, detto in poche parole, rompe l'anima, no? E alla fine non è detto che debba pagare per una cosa specifica, paga per un percorso. Ecco, e questo è un altro elemento, cioè è stato tutto un percorso di anni in cui sono state distrutte le associazioni operaie, sono state distrutte le associazioni escursionistiche, c'è stato anche un appropriarsi della montagna da parte del fascio, cacciando via gli altri, insomma, no? Emarginando gli alpinisti che non erano inquadrati in queste cose qui. Cioè, ecco. Per cui è anche una visione diversa, diciamo così, della resistenza che a me ha fatto moltissimo piacere. Sì, fra l'altro molti di questi, molti, diversi di questi personaggi poi li ritroviamo, cioè anche la Vulgata sulla storia dell'alpinismo lecchese probabilmente va modificata. Questi qui dell'Ape probabilmente sono quelli che hanno fatto nascere l'alpinismo operaio, che non è nato come lo racconta Riccardo Cassini. Probabilmente è nato da questi qui, da questi milanesi che erano tecnicamente un po' più avanti dei lecchesi, che hanno insegnato a quei lecchesi, quelli con cui hanno scalato per esempio il lago Teresita e che qualche anno dopo scaleranno la Punta Giulia, dedicandola a quella Giulia Resta che qualcuno ricorda ancora, che portava il gagliardetto dell'Ampi alle manifestazioni del 25 aprile, la Giulia, no? Personaggio di spicco, gente che durante il fascismo sotto traccia, ma aveva fatto emigrare gente e non aveva mai abdicato. Sono quelli che sono andati a distruggere il fascio littorio che c'era sulla cima della Torre Costanza in Grignetta. Guardate che non so quanti sono stati i simboli. Il fascio littorio sulla cima del Costanza in Grignetta si vedeva fino a Asso, tanto per intenderci. Rifletteva quando l'hanno buttato giù. Quando l'hanno buttato giù. Che coraggio ci è voluto per fare una roba del genere? Non è stato spaccare via da una stazione un fascio littorio vicino a un'aiuola, no? Questi qui dell'Ape non sappiamo i nomi di quello che l'hanno fatto, ma quasi è più bello non saperli, tutto considerato. Sono stati un po' di lecchesi, un po' di milanesi. Cioè, sono piccoli, piccolissimi segnali, ma in qualche caso come questo tutt'altro che piccolissimo, perché, ripeto, non so quanti simboli, era alto più di 2 metri quel fascio littorio lì, quanti simboli di queste dimensioni sono stati distrutti in Italia negli anni del fascismo? Mica tanti. Quindi è una storia di coraggio, è una storia di gente che è riuscita a mantenere vivi. Io dico sempre che, senza togliere nulla a nessuno naturalmente, ma da un certo punto in poi, durante la resistenza, correttamente chiamiamo resistenza, bene o male si capiva come andava a finire. Era questione di tempo, ma a un certo punto, quando gli anglo-americani mettono i piedi ad Anzio e cominciano a invadere l'Italia, è questione di tempo. Questa qui è gente che sapeva di aver perso e sapeva che non ci sarebbe stata una riscossa rapidamente. E se fosse una riscossa, questa riscossa doveva passare attraverso qualcosa di drammatico, come è stata la Seconda Guerra Mondiale. Eppure è gente che ha tenuto duro. Io veramente certe volte penso al coraggio e al lungo coraggio
delle sere grigie in cui non succede niente, in cui capisci che hai perso, in cui capisci che i tuoi amici, quelli con i compagni, sono sempre più in difficoltà, emigrano, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure questa gente qui ha tenuto duro non per un anno, per 2 anni, ha tenuto duro magari per 20 anni, per ripresentarsi quando è stato in. Quindi è davvero, mi dà questo senso di continuità che, boh, non lo so, a me sembra una cosa importante. Gabriele, chiudiamo? Sembra che di. Sì, secondo me è una storia che ha tagliato le gambe a parecchia gente. Cioè, per cui è difficile, Alberto, fare effettivamente una discussione su perché c'è da una parte un cambio di prospettiva, e cioè la guerra civile degli anni 20, che poi viene persa da un settore e riprende quasi come un fiume carsico, ritorna a essere visibile dopo l'8 settembre, e quindi anche una serie di conseguenze drammatiche si verificano alla fine. E dall'altra parte questo aspetto di queste figure fasciste che occupano la montagna, che sgominano, insomma, una struttura come quella dell'APE, ecco. Volevo solo farti una domanda, perché sei esperto, ma in questi anni, in quegli anni di cui noi abbiamo parlato, la Unione Operaia UOEI, Sì. come si muove in questa zona, nella nostra zona? Sappiamo che c'è un rifugio ancora che è suo, è il rifugio Riva alle pendici del No, è Grignone. della SOAS il rifugio È Riva, la della Società SOAS. Alpina Operaia Antonio Stoppani. Allora ho sbagliato io, È ecco. della SOAS. Loro come si muovono? Allora, l'Unione Operaia Escursionisti Italiani o di operaio non ha mai avuto nulla. Nasce in ambito borghese ed è il primo passo. Diciamo che sono tre passi, dovrei dire step, ma dico passi. Allora, il Club Alpino Italiano è una società elitaria, si entra solo presentati da due soci e bisogna essere, per intenderci, dei milanesi. Parlo di Milano naturalmente, dei milanesi ricchi, ricchi, ma quando parlo della borghesia milanese ricca, parlo della borghesia milanese delle grandi fabbriche, delle grandi industrie, dei grandi commerci, e non sto parlando di trave specializzati. L'UEI raccoglie inizialmente da Monza le istanze degli impiegati fondamentalmente, o degli artigiani, in questo senso va inteso il termine operaio. Ad Alessandria succede una cosa strana, probabilmente da una scissione della UEI di Alessandria nasce un primo nucleo dell'APE, con una vicenda, fra l'altro, che si va a incrociare ancora sulla Grignetta e che in qualche modo è raccontata, falsificata naturalmente, nel libro del Prada, ma è abbastanza interessante anche questa. Perché effettivamente i proletari abbiano cittadinanza nel mondo della montagna, dell'alpinismo, deve nascere l'Associazione Proletaria Escursionisti, cioè deve nascere l'APE. Noi sappiamo di questo congresso ospitato a Milano, fra l'altro con il sindaco, con Filippetti, era veramente l'immagine del sindaco socialista di quell'epoca, un medico che si occupava della povera gente, no? È proprio lo stilema più, se volete, più consueto, meno inaspettato che possa esistere, no? Quindi questo è l'avvicinamento. Quindi l'avvicinamento è in tre tappe, il CAI, la UEI e il
Ma l'UEI, per esempio, è anche dei giovani professionisti, i giovani ingegneri che il Politecnico comincia a sfornare con una certa abbondanza, no? Con una certa abbondanza, sono la tipica forza della UEI, no? Ceto impiegatizio è la forza della UEI. Quindi i termini stanno un po', quell'operaia lì, diciamo, rischia di essere, ma anche poi più avanti nella storia UEI molti la sentono un po' con fastidio. L'UEI dopo guerra rinasce per esempio nelle zone di confine segnatamente in Friuli, nel Triestino, nell'Udinese, con un fortissimo intento anti-jugoslavo fondamentalmente, no? Patriottico, con mille buone ragioni o mille cattive ragioni, ma non ci importa discutere adesso. Però questo è l'ambito ideologico, diciamo, nel quale si muove la UE. Grazie. Sì, possiamo, Sergio, se non abbiamo altre domande, io direi. Va bene. Siamo i ribelli della montagna, dalle belle città date alle mie.